Cari fratelli, un carissimo saluto e un cordiale augurio di un buon anno. Questa volta non solo nel mio nome personale, ma anche nel nome dei membri della commissione preparatoria dell'VIII Consiglio Plenario dell'Ordine. Proprio all'inizio di quest'anno abbiamo cominciato a lavorare, rispondendo alla richiesta del Ministro Generale, per preparare questo importante evento di riflessione e anche ispirazione per l'Ordine che avverrà nell'anno prossimo, 2015. La nostra riunione era centrata in modo speciale per preparare uno strumento di lavoro per tutto l'Ordine, anche per te, fratello, che mi ascolti, perché la riflessione su quello che siamo e come lavoriamo ci aiuti a vivere meglio e lavorare con più fervore, più entusiasmo, anche più efficacia. Abbiamo toccato alcuni punti, alcuni aspetti di lavoro come lavoro che ci rafforza la nostra appartenenza all'Ordine, lavoro come pienezza di mia identità personale, lavoro come un mezzo di sostentamento, perché dobbiamo guadagnarci il nostro pane quotidiano, lavoro come identificazione con la gente semplice che ci circonda, lavoro e non attivismo, lavoro come mezzo di formazione nelle prime tappe e non solo, lavoro come iniziativa personale e espressione di fraternità. In questi giorni si sta sviluppando tutto questo, si sta preparando un materiale che sarà mandato alle province, custodie e poi arriverà anche nella tua fraternità. Ti chiedo già ora, fratello, di partecipare con molta apertura, con creatività, con un sguardo profetico a queste riflessioni che aiuteranno, come risultato del vostro lavoro, ai membri del Consiglio Plenario che si radunerà in ottobre, novembre l'anno prossimo, ma prima di tutto aiuteranno a voi, fratelli, a te, a tua fraternità, per riflettere, ma non solo, chissà, anche trovare altri modi efficaci e profetici di lavorare in questo tempo. Buon lavoro!